Immigrato minaccia Matteo Salvini, cancelli il decreto o cancelliamo lui con apostrofo. Alla manifestazione dei centri sociali a Napoli presenti anche gli immigrati. E uno di loro attacca il leghista sul decreto Salvini. Due giorni fa c'è stata una manifestazione nel capoluogo campano contro il vicepremier leghista Matteo Salvini. Tra i vari manifestanti c'erano anche molti immigrati. Quest'ultimi esponevano molti striscioni e intonavano canti con il ministro dell'interno. Salvini, infatti, dopo la visita a Vasto, ha presieduto il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Matteo Salvini minacciato da un immigrato. Di fronte alle telecamere, un immigrato in particolare si è lasciato scappare una vera e propria minaccia al leader della Lega. Oggetto della discussione è il decreto sicurezza e immigrazione, quello che da pochi giorni è stato approvato dal CDM. Questo impone una stretta concessione ai permessi di soggiorno. Salvini non ha un progetto per gli italiani. Vuole fare finta che sta qua per risolvere i problemi e in realtà sta aggirando i problemi sociali. Una legge fuori luogo crea solo dei problemi sociali. Questo è il problema. Ha detto uno straniero che parlava male la nostra lingua. Poi l'immigrato ha fatto questa minaccia a Salvini. Noi siamo in piazza per dire a Salvini, o cancelli questo decreto o noi cancelleremo Salvini. La replica di Salvini alla minaccia ricevuta a Napoli. La minaccia dell'immigrato nei confronti di Salvini si è conclusa con il coro intonato da tutti gli immigrati presenti alla manifestazione gridando questa frase. La replica del vicepremier leghista non è tardata ad arrivare. Infatti oltre a pubblicare il video dello straniero che lo minaccia, su Facebook ha scritto questo messaggio. Secondo la sinistra quello che sparge odio sarei io e quando si è ospiti di un paese straniero, bisognerebbe entrare in punta di piedi e rispettare cultura, leggi e istituzioni.